Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Benvenuti nella Fossa delle Marianne, un luogo che si trova nell'Oceano Pacifico occidentale con una profondità di circa 11 km. Nelle vicinanze c'è un punto ancora più profondo, chiamato il Challenger Deep. Tuttavia, la domanda è cosa si nasconde lì. Oggi ti mostreremo le 10 cose più spaventose trovate nella Fossa delle Marianne. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. È impossibile per un normale subacqueo immergersi così in profondità. Infatti la pressione aumenterà fino a schiacciarti. Tuttavia, la gente ha deciso di andare nel punto più profondo della Fossa delle Marianne in sottomarino. Come possiamo vedere, a queste profondità è buio pesto. Il regista ed esploratore oceanico James Cameron è stato il primo a tuffarsi sul fondo dell'oceano da solo. Ci sono voluti circa 70 minuti e l'ha descritta come un'esperienza surreale. Da allora diverse persone sono state inviate sul fondo del Challenger Deep. L'ultima volta è stato da una donna di nome Dawn Wright, il 12 luglio del 2022. Se consideri che questa è una profondità maggiore dell'altezza del Monte Everest, ma sott'acqua, il mondo diventa molte volte più spaventoso, non sei d'accordo? Numero 9. Se ci sono vulcani su altri pianeti come Marte, allora ha senso che ci siano dei vulcani sott'acqua. La Fossa delle Marianne ospita alcune cose strane e una di queste sono dei vulcani violenti e prese d'aria idrotermali. Nel 2016 è stata trovata una sorgente idrotermale di quasi 30 metri che stava scoppiando con del fluido ad alta temperatura. Ciò ha permesso l'esistenza di uno sfiato idrotermale sott'acqua, il che è un evento molto raro. Quest'area segna un punto in cui le placche si scontrano causando la subduzione. Il liquido caldo scorreva nelle acque quasi ghiacciate del mare profondo e si verificava un effetto simile a un camino. La cosa bizzarra è che granchi, vongole, lumache e aragoste possono essere trovati nel mezzo di questo fenomeno. Numero 8. Alcune persone dicono che se la Fossa delle Marianne è così profonda potrebbe anche essere un'altra galassia. Se ti immergi abbastanza in profondità, a un certo punto arriverai in un'area chiamata Forest of the Weird. Gli scienziati hanno descritto questo posto come qualcosa uscito direttamente da un libro per bambini come Dr. Seuss o qualcosa uscito direttamente da un episodio di SpongeBob SquarePants. Tuttavia, non è stato un essere umano a scendere, ma un veicolo telecomandato chiamato il Deep Discoverer. Come puoi vedere, Forest of the Wild è un luogo alieno pieno di spugne di vetro. Questi sono animali che si trovano solo nelle profondità dell'oceano e vivono attaccati a superfici dure. Mangiano principalmente piccoli batteri e plancton che filtrano l'acqua circostante. Ciò che è ancora più interessante, oltre al loro aspetto inquietante, è che sono tutti rivolti verso la corrente in posizione retta. Numero 7. Un virus normale con cui dobbiamo convivere sulla Terra è fastidioso di per sé, ma secondo uno studio recente esiste un virus gigante trovato sul fondo marino del Challenger Deep. Era stato portato alla luce nel punto più profondo della Fossa delle Marianne e questo virus è più grande di alcuni batteri. Infatti, si dice che quest'area sia così profonda che enormi mostri marini non osano andarci. Solo forme di vita veramente piccole possono sopravvivere lì. Il virus gigante ha avuto origine dal fondo del mare a una profondità di 11.000 metri. Non era la prima volta che un virus veniva trovato sott'acqua, ma era la prima volta che veniva trovato a una profondità così gigantesca e anche in abbondanza, rendendolo ancora più allarmante. Un team di Shanghai, che ha stabilito che si trattava di 15 tipi di virus e più di 100 tipi di altri microrganismi, hanno rivelato che nessuno dei virus può danneggiare direttamente gli esseri umani, ma possono causare danni ai tessuti nei mammiferi. Numero 6. Qualche tempo fa, nella Fossa delle Marianne, fu osservato un suono che chiamarono Biotuang. Il suono include frequenze da 38 Hz a 8000 Hz. Immagina un suono così sintetico che rimbomba attraverso la Fossa delle Marianne. Ascolta. Questo suono misterioso deve ancora essere risolto dalla scienza, ma un team che ci lavora pensa di aver trovato una risposta. Tuttavia non sono riusciti a trovare un'origine umana o geologica come un terremoto o un ghiaccio. Quindi rimane un'opzione terrificante.
un'origine biologica. Gli scienziati ritengono che il suono terrificante potrebbe provenire da un nuovo tipo di balena o magari da un altro mostro marino sconosciuto. Quale animale pensi che emetta questo suono? Facci sapere nei commenti. Numero 5. Le sorgenti idrotermali non sono le uniche nel loro genere della fossa. Puoi anche trovare la cosiddetta lava a cuscino. Vengono create quando la lava basaltica erutta da sott'acqua. Quello che succede è che, come le sorgenti idrotermali, l'acqua di mare fredda, quasi gelida, fa sussultare e raffredda la lava. Ma questa volta questa collisione di temperature estreme produce una crosta che ricorda un cuscino. Quindi nuova lava spinge attraverso la crosta, che può quindi fermare graffi sui cuscini, chiamati striature. Tuttavia, ci sono ancora molte informazioni da studiare sui vulcani di acque profonde. Un fatto interessante è che quando un vulcano erutta sott'acqua, l'esplosione significa che non possiamo sentirla e vederla come possiamo sulla terraferma. Numero 4. Non molto tempo fa, nella fossa delle Marianne, è stata scoperta una medusa dotata di un apparato boccale. I ricercatori sono riusciti a trovare questa specie di medusa anche in altri luoghi dell'oceano. La stigiomedusa, come viene chiamata, è stata catturata dalla telecamera a una profondità di 990 metri. Se sbattessi le palpebre potresti addirittura perderla. Le braccia di questa medusa super rara possono crescere più di 10 metri di lunghezza e la creatura marina è stata osservata solo un centinaio di volte. In questo video, il Monterey Bay Aquarium Research Institute è riuscito a catturare la medusa da tre diverse angolazioni, mentre un team di scienziati utilizzava un veicolo telecomandato. Numero 3. Se pensavi che la fossa delle Marianne, il punto più profondo dell'oceano, situato a una profondità di oltre 11.000 metri, fosse una fossa senza vita, di oscurità e nulla, beh, ti sbagli di grosso. Infatti, ci sono prove che anche l'influenza distruttiva dell'uomo abbia raggiunto questa profondità, e questo è molto allarmante. Perché è stato in questo punto più profondo che è stato trovato addirittura un sacchetto di plastica. Considerando che la fossa delle Marianne è praticamente inabitabile, ad eccezione di poche specie di polpi, meduse e coralli, la presenza del sacchetto di plastica è decisamente allarmante. Considerando anche che la fossa delle Marianne ospita più forme di vita diverse di quelle che possiamo esaminare tecnicamente e che l'uomo che riesce ad inquinare anche questo luogo ovviamente non fa bene alla vita marina e alla natura. Numero 2. Ci sono voci di una specie predatrice che divora le sue vittime vive a una profondità di 2700 metri. La spugna dell'albero del ping pong. Sì. Questo è il nome di questa creatura marina che vive nella fossa delle Marianne. Potresti trovare il nome divertente, ma non commettere errori, perché gli animali nell'oceano tremano per la paura di questa spugna dell'albero del ping pong. Questa spugna sottile e simile a un gambo, che prende il nome dal suo aspetto, è un astuto predatore. Quei ping pong che stai guardando sono dotati di estensioni simili a uncini. Qualsiasi preda catturata accidentalmente nella sua presa viene intrappolata e non viene rilasciata facilmente. Con la preda catturata tra gli artigli, la spugna li divora mentre sono ancora vivi, e questo mentre è alta 50 cm. Numero 1. Il megalodonte è uno squalo preistorico dell'epoca dei dinosauri che si ritiene si sia estinto circa 50 milioni di anni fa. O forse no. Alcune persone credono che il megalodonte si nasconda ancora da qualche parte nelle profondità dell'oceano. C'è persino un articolo in circolazione che afferma che il megalodonte è stato catturato dalla telecamera da qualche parte nella fossa delle Marianne. I fossili mostrano che questi squali avevano fatto delle aree vicino alla costa i loro terreni di caccia. La dieta del megalodonte consisteva in grandi balene e altre specie di squali. Pensi che sia possibile che il megalodonte stia ancora nuotando da qualche parte in una zona remota delle fosse delle Marianne o che magari si sia estinto? Speriamo nella seconda opzione, perché uno squalo di queste dimensioni non a caso era considerato il re dell'oceano. Cosa ne pensi della fossa delle Marianne? Vorresti andarci? Facci sapere nei commenti! Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.